Il dispositivo permetteva di limitare l'antitaccheggio e di appropriarsi di diversi prodotti, soprattutto parecchi high-tech di valore. Lunedì mattina gli agenti della squadra volante sono intervenuti presso un negozio di elettronica nel centro commerciale Otto Gallery, poiché personale di vigilanza stava trattenendo un uomo che nella giornata antecedente avrebbe asportato smartphone e altri prodotti di elettronica. Nel corso della perquisizione, i poliziotti gli hanno trovato addosso, un italiano di 33 anni, un cilindro metallico magnetico avvolto da nastro adesivo bianco. Gli agenti hanno appurato che l'aggeggio nascosto negli slip permetteva l'apertura dei safari delle reti allarmate, all'interno dei quali vengono di solito esposti gli apparecchi elettronici di maggiore valore economico. In una chat del telefono del 33enne, gli agenti hanno trovato una serie di immagini ritraenti foto di prodotti elettronici, con riferimenti allo scambio di merce. A casa dell'uomo hanno trovato nascosti in diversi cassetti del comò e in un borsone da palestra, riposto in un armadio, 13 articoli tra cellulari, notebook, adattatore e smartwatch. L'uomo è stato denunciato per tentato furto e ricettazione. Estesa la perquisizione a casa della persona che comunicava con lui in chat, sono stati trovati prodotti dello stesso genere. L'uomo, un italiano di 31 anni, è stato denunciato per ricettazione in concorso.